Buonasera, bentornati a un nuovo appuntamento di Squadra che Vince qui su Radio Adige TV. Il tema di oggi è quello della sostenibilità in generale, in particolare delle comunità energetiche. Se ne parla, se ne sente parlare sempre di più in questi tempi dove si cercano soluzioni al caro energia e per trovare nuove strade in questo settore. Ma andiamo per gradi, iniziamo salutando il nostro ospite di questa sera, l'ingegner Stefano Lonardi, che è anche consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Ecco, presentiamo innanzitutto questo evento che ci sarà a Verona il 28 ottobre, possiamo vedere anche la locandina a schermo, Verona Sostenibile, Comunità Energetiche e la soluzione al caro energia. Appunto ci sarà l'ingegner Lonardi, ospite che interverrà all'inizio di questa serata, poi ci sono altri ospiti istituzionali, l'assessore di Verona Tommaso Ferrari, il presidente della provincia Manuel Scalzotto, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, Arturo Lorenzoni, anche lui consigliere regionale e docente di economia dell'energia all'Università di Padova, e poi Riccardo Tessari, vicepresidente della cooperativa We for Green Sharing, Germano Zanini, amministratore delegato di Verona Next Generation, Andrea Prato, direttore generale di Albatros SRLS, con la moderazione del nostro direttore Matteo Scolari. L'appuntamento è venerdì 28 ottobre alle 18, la sala è già praticamente tutta piena, ma si può seguire l'evento anche su radioadige.tv e quindi sia in streaming e poi appunto su tutti i canali di Radio Adige TV, quindi diciamo che non ci sono scuse per perderselo. Ma andiamo nel nucleo, nel cuore di questo appuntamento, poi tra l'altro ne seguiranno anche altri dello stesso ciclo a Padova l'11 novembre e a Venezia il 25 novembre, quindi ci sarà tempo per approfondire queste tematiche. Ma appunto dicevo, entriamo nel cuore del tema con l'ingegner Lonardi, le comunità energetiche. Appunto se ne sente sempre di più, sempre più spesso parlare, ma proviamo a dare una definizione di queste comunità energetiche, di cosa si tratta? Beh, innanzitutto partiamo dall'analisi delle parole, per cui parliamo di comunità, vuol dire che è un insieme di persone, prima di tutto, poi come comunità energetica non si parla solo di persone, ma si possono anche considerare le aziende, gli usufruitori dell'energia, i cosiddetti POD, Point of Delivery, che sono i punti dove c'è il contatore fisico. E comunità vuol dire intanto un'unione di consumatori di energia, ed è già un punto di partenza abbastanza delicato. Cui bisogna trovare lo spirito comunitario per entrare in comunità. Poi parliamo di energia che diventa soprattutto energia rinnovabile, parliamo di CER, comunità energetiche rinnovabili, tipicamente fotovoltaiche, ma possono essere anche eoliche o idroelettriche. Parliamo di energia rinnovabile essenzialmente. Attenzione, energia rinnovabile, io continuo a dirlo e ripeto all'infinito, prima di tutto la migliore energia rinnovabile è quella risparmiata, costa nulla e produce grandi effetti. Lo stiamo vedendo in questi giorni che c'è il caro bollette, riusciamo a risparmiare tanta energia, per cui si parla già a livello europeo di quasi un 16% di energia risparmiata nei mesi di agosto e settembre. Senza far nulla, però, perché non abbiamo fatto strutture, non abbiamo fatto impianti, non abbiamo fatto niente se non cambiare le nostre abitudini. Parliamo quindi di sobrietà energetica, evitare gli sprechi e poi arriviamo a parlare di fonti rinnovabili. Adesso la comunità energetica è un'entità, un accordo tra le persone, prima di tutto, che dura 20 anni e va prima di tutto fatto e poi portato a fondo, gestito per 20 anni. Sono due difficoltà umane più che tecniche.
per cui nella comunità ci deve essere uno spirito di volontà di mettersi insieme per risolvere il problema energetico, per condividere l'energia e per prospettare un futuro sostenibile ai nostri figli. Chiaro, quindi quando sottolineiamo che è una scelta, giustamente, come diceva, innanzitutto la prima scelta è evitare lo spreco e risparmiare proprio sprecando e utilizzando meno energia, ed è una scelta sostenibile perché è soprattutto una scelta etica, appunto, una scelta di sostenibilità a 360 gradi, dove le comunità energetiche sono uno degli aiuti in questo percorso, corretto? Sì, le comunità energetiche sono un aiuto in questo percorso perché portano prima di tutto a un coinvolgimento personale di chi partecipa, nel senso chi partecipa sa che assieme ad altri contribuisce al risparmio energetico. E seconda cosa, porta un contributo a livello di rete di distribuzione molto importante, perché la nostra rete di distribuzione, che ha le sue pecche perché è poi chi la mantiene è sempre stato bravo e riesce a evitare i problemi tipo gli elettrodotti che si rompono, gli alberi che cadono sopra i fili e cose del genere, però la comunità vuole essenzialmente portare il livello della rete alla smart grid, che significa rete locale efficiente. Vuol dire che invece che produrre l'energia, tipicamente mi viene in mente la centrale di Fusina che è sulla laguna di Venezia, e consumarla a Verona, io la produco in Lessinia, per dire, e la consumo a Bosco Chiesa Nuova. Quindi Bosco Chiesa Nuova non va a prendere l'energia a Fusina, ma la prende dal fotovoltaico che è installato nella Valle di Grezzana, per dire. Per fare un esempio di fotovoltaici che già esistono. Poi il fotovoltaico in Italia è ancora molto poco, tetti ce ne sono tanti. In Veneto consideriamo che abbiamo disponibili, che abbiamo installato fotovoltaico su, mi sembra, il 10-11%, adesso non mi ricordo i numeri, però da qualche parte li ho depositati, per cui abbiamo possibilità di installare fotovoltaico sui tetti senza andare a toccare terreni agricoli ancora per molta potenza. Ecco, facciamo un esempio di quali sono le tipologie di utenti o di appunto di realtà che possono intervenire in questo mondo delle comunità energetiche. Tipicamente chi è che può avere questo tipo di possibilità? Questo tipo di possibilità può averlo anche il condominio. Il condominio, che a Verona non sono tipicamente dei 12 ai 15 ai 9 appartamenti, possono autonomamente installarsi sul tetto, magari più grande è, più riescono a fare potenza, e sul loro tetto i condomini possono produrre l'energia per tutti gli appartamenti, oltre che per i servizi comuni, ascensore, luci scale, luci garage, eccetera. E da questo ognuno può prelevare l'energia prodotta dal fotovoltaico senza far nulla, attenzione, senza fare nessun impianto. Cioè non deve il condomino prendere un filo che va ad attaccarsi al fotovoltaico del condominio, ma basta mettere il fotovoltaico sul tetto del condominio, collegarlo al contatore tipicamente delle scale dei servizi comuni, e da questo, attraverso un sistema di gestione, si distribuisce l'energia a livello amministrativo, a livello fisico, a tutti i condomini. Ecco. Non so se sono stato chiaro, perché certo. Io le cose ce l'ho ben in testa, poi certo, certo. Insomma, il vantaggio poi per l'utente, che lo vedrà anche, insomma,
al di là della sostenibilità e appunto dell'importanza a 360 gradi che abbiamo già detto, c'è un vantaggio anche economico nel fare questo tipo di investimento e di nel partecipare a una comunità energetica. Come ha detto bene, è un investimento, vuol dire che fare un fotovoltaico sul tetto del condominio costa. E questo investimento riceve un contributo da parte dello Stato, del GSE, attraverso il GSE. È un contributo di 110 euro a megawatt, che è un contributo importante. Consideriamo che l'energia fino all'anno scorso costava 220 euro a megawatt, quindi è un contributo che l'anno scorso era di metà della bolletta elettrica. Quest'anno purtroppo il costo è andato alle stelle e noi dobbiamo pensare di utilizzare questi soldi per risparmiare, per diminuire la bolletta, ma diminuiamo la bolletta prima di tutto risparmiando. Poi ben venga la comunità, magari tra sei mesi, un anno, il costo dell'energia torna ai valori che c'erano un anno fa e quindi la comunità è molto molto vantaggiosa. In questo momento la comunità, diciamo che si ripaga a livello costi e ha un piccolo contributo sulla bolletta, perché purtroppo l'energia costa molto caro in questo momento. Chiaro, chiaro. Ovviamente viviamo in un momento storico preciso in cui questi temi sono molto delicati, però appunto il tema delle comunità energetiche, che oggi è tanto più un aiuto, è comunque un percorso che nasce già qualche tempo fa e può avere degli sviluppi molto interessanti. In questo tipo di sviluppi futuri sono fondamentali ovviamente anche gli aiuti legislativi, normativi. C'è, dicevamo, una legge regionale che è appunto da poco uscita, e però forse c'è bisogno anche di qualche intervento ulteriore anche a livello nazionale. La legge regionale è uscita ai primi di luglio ed è stata un importante segnale regionale per lo sviluppo delle comunità. Manca in questo momento i decreti attuativi. Sono in fase di stesura di definitiva, perché l'autorità per l'energia li ha licenziati e sono passati nelle mani del Parlamento, del governo, dell'autorità legislativa. Speriamo che escano prima possibile, dovevano uscire ancora 3-4 mesi fa. Purtroppo questo, in questo momento così difficile per l'energia, non ci dovrebbe essere. Diciamo che se fossero usciti a luglio, quando era prevista la loro uscita, avremmo potuto fare molte cose di più. In questo momento abbiamo tanti progetti aperti di comunità importanti. Considerate che abbiamo trovato con un'azienda con cui collaboro 500 kW di potenza installata, e senza diffondere più di tanto abbiamo già avuto 1500 richieste di adesione alla comunità. Vuol dire che l'energia prodotta da questi 500 kW viene consumata al 99%, senza immettere in rete praticamente nulla. Tutti gli utenti si mangiano l'energia del fotovoltaico. La mia domanda che stavo per farle era, da lei che opera nel settore, vede un interesse, ma credo mi abbia già risposto, c'è un interesse crescente e una sensibilità anche dei cittadini verso questa tematica? C'è un interesse molto, molto, molto importante verso questa tematica. Io vedo l'unica difficoltà, una difficoltà a livello umano, nel senso che le persone devono capire di condividere l'energia. Chi vive in condominio dovrebbe essere facilitato per queste situazioni, perché già condominio vuol dire, la parola stessa dice che hanno la stessa proprietà su cui convivono. Per cui nei condomini vedo la strada naturale per le comunità energetiche. Poi ci sono le aziende,
le aziende possono mettersi assieme, installare fotovoltaico sui capannoni, condividere l'energia. Per un'azienda il fotovoltaico è un toccasana, perché di solito l'azienda lavora quando c'è il sole e di notte ha consumi molto più bassi. Chiaro, quindi posso fare comunità anche le aziende. Se un'azienda ha tanta disponibilità di copertura e consuma poco, può mettersi assieme ad altre aziende che hanno poca copertura e consumano tanto. Certo. Appunto una sensibilità crescente, però c'è ancora tanta strada e tante possibilità. Al momento è uno strumento, quello della comunità energetica, conosciuto e già appunto sperimentato, però forse non diffuso quanto potrebbe, giusto? Oddio, diciamo che è già diffuso in parte, perché a Verona abbiamo una realtà di cui non posso fare il nome, che ha già dal 2013 diffuso le cooperative energetiche, ed è una cosa innovativa che diciamo è un punto d'orgoglio per Verona, perché penso, se non sbaglio, che siamo stati gli unici in tutta Italia, forse anche in Europa, a fare questa cosa qui. E non è la comunità, è una cooperativa, per cui è un'altra cosa. La comunità invece ha uno sviluppo possibile molto molto importante. Si parla di comunità da 4-5 anni, forse anche di più. Si parla di smart grid almeno da 10 anni, per cui sono tematiche che trovano in questo momento la naturale conclusione. Ripeto, aspettavamo i decreti attuativi un po' prima, magari all'inizio dell'estate si riusciva già a mettere su fotovoltaico. Capite che mettere su fotovoltaico a dicembre non è così agevole come metterlo su a giugno-luglio. Però giustamente anche l'evento che ci sarà appunto il 28 ottobre sarà anche un'occasione per diffondere, sensibilizzare ancora di più la cittadinanza, le persone magari interessate per partecipare. Tra l'altro ricordo, è un evento organizzato dal gruppo consigliare misto della Regione Veneto in collaborazione con Verona Network e patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e dal Comune di Verona. E quindi questa sarà sicuramente un'occasione per diffondere di nuovo appunto l'interesse e far conoscere i vantaggi di questo strumento e dell'importanza della collaborazione. Come diceva, fare comunità in questo senso bisogna andare un po' oltre gli scogli del mettersi insieme. Certo, c'è questa durata ventennale, però chiaramente superato questo primo passo, i vantaggi sono tutti da scoprire, anzi sono già sotto gli occhi di tutti. Quindi ringraziamo l'ingegner Lonardi. Non so, c'è qualche altro particolare che forse dobbiamo sottolineare? Ma l'importanza dei relatori che intervengono nel convegno, perché c'è il professor Arturo Lorenzoni, c'è Stefano Valdegamberi, c'è Riccardo Tessari e adesso mi... Sì, eccoli qua. Rimettiamo a schermo, chiedo alla regia di rimettere a schermo la locandina, così rivediamo anche i nomi. Appunto, l'introduzione con Stefano Lonardi, il nostro ospite di stasera, Tommaso Ferrari, Emanuele Scalzotto del Comune e della Provincia, poi appunto consigliere regionale Valdegamberi, il consigliere Lorenzoni, che è anche soprattutto noto come docente di economia dell'energia all'Università di Padova, e poi Riccardo Tessari, Germano Zanini, Andrea Prato, che ci racconteranno invece delle esperienze sul territorio già ben avviate e che appunto ci racconteranno quali sono i vantaggi di questo tipo di iniziative. Di nuovo ringraziamo l'ingegner Lonardi per essere stato con noi e ci rivediamo. Grazie. Invece il 28 all'Ordine degli Ingegneri. Grazie a voi, buona serata. Grazie. E continuano le trasmissioni su Radio Adige TV. A seguire ci sarà un nuovo appuntamento con il format Obiettivo Sostenibilità. Quindi restate con noi e buon proseguimento.
Amici di Radio Adige, nel 2022 siete tutti invitati nella nostra nuova casa. Nasce Radio Adige TV, la nuova piattaforma online. Potrete vedere dirette, interviste e tanti contenuti on demand. Per informarti e divertirti con noi, dove vuoi e quando vuoi. Scegli Radio Adige, la nuova casa dei veronesi. Verona Experience 2022. Scopri con noi storia, arte, bellezze e segreti della città scaligera. Dal centro storico al lago di Garda fino al parco dell'Alessinia. Verona Experience per il tuo indimenticabile soggiorno nella città dell'amore. Cerca la tua copia o sfogliala online su www.veronanetwork.it. Bentornati a un nuovo appuntamento di Obiettivo Sostenibilità, il format in collaborazione con iPlus e Event Lab, in cui andiamo a conoscere le realtà del territorio veronese, le imprese che operano con una particolare attenzione alla sostenibilità. In questo caso vedremo, si parlerà di vernici naturali applicate al legno. Abbiamo ospite oggi Giancarlo Collineri di Custom Wood di Montecchia di Crosate. Salve, buonasera a tutti. Intanto, prima di andare a vedere nello specifico di cosa si tratta di questo tipo di vernici, intanto facciamo vedere il sito, ci sono anche già qua, vediamo delle belle immagini, fatto a regola d'arte, un mestiere fatto di passione e ovviamente quando si parla di falegnameria c'è questo spirito un po' di passione, di sapore di cose fatte a mano, ma appunto prima di andare nel tecnico raccontaci un po' come ti sei avvicinato, come ti sei appassionato a questo settore, a questo lavoro. Sì, allora praticamente io ho studiato come metalmeccanico, ho fatto 4 anni in un'azienda metalmeccanica, poi è arrivato il momento di fare la cosiddetta leva, non ho fatto il servizio militare ma ho fatto l'obiettore di coscienza, sono andato in una cooperativa, ho fatto il servizio in una cooperativa sociale a Montecchia di Crosara, dove dentro praticamente avevano un laboratorio di restauro. Lì mi sono appassionato prima di tutto perché mi piaceva l'idea di lavorare con i ragazzi disabili e poi perché ho scoperto lì che il legno mi dava quel qualcosa in più. La cooperativa poi mi ha fatto una proposta di rimanere e di affidarmi questo piccolo laboratorio. La cosa è stata in piedi qualche anno, poi per esigenze di lavoro sempre della cooperativa stessa sono stato costretto a fare l'autista scuolabus, costretto fra virgolette, però anche la cooperativa aveva bisogno di più introito economico. Avendo molto tempo libero con il servizio di autista, ho iniziato a lavorare sotto un falegname della zona, molto bravo e molto capace. Ho imparato parecchie cose e pian pianino, un macchinario alla volta a casa, nel laboratorio vecchio di papà, ho iniziato a costruirmi la mia piccola azienda. E quindi appunto è nata Custom Wood, che una delle particolarità è appunto l'attenzione nell'utilizzo di queste vernici naturali. Quindi raccontaci un po' meglio di cosa si tratta, intanto vediamo anche qualche immagine delle vostre opere. Sì, allora Custom Wood nasce circa 6 anni fa come ditta individuale. Dopo un paio d'anni, fortunatamente il lavoro era aumentato e ho inserito un altro socio, Michele. E successivamente a febbraio di quest'anno è nata Custom Wood SNC con Michele e Ivan, quindi siamo in 3 soci. Ci occupiamo di arredamento su misura, sia in legno naturale che altri materiali nobilitati eccetera, però siamo specializzati nella costruzione di tavoli e complementi d'arredo in legno naturale. Ecco, e il naturale quindi anche con queste verniciature, questa vernice che non è la classica vernice industriale, quali sono i vantaggi, che tipo di vernici sono? Allora, utilizziamo una vernice austriaca ricavata dalle radici di alcune tipologie di piante. È un bicomponente totalmente naturale, quindi non servono cabine di verniciatura, non servono mascherine, anche se sono sempre consigliabili, però non sono obbligatorie. È una vernice praticamente che, al contrario delle classiche vernici all'acqua, eccetera,
che fanno lo strato sopra al nostro tavolo, complemento che sia, questa vernice praticamente penetra all'interno del legno e impedisce a qualsiasi, con l'azione di due componenti, impedisce a qualsiasi liquido di penetrare, di macchiare, di agire direttamente sul legno. Un vantaggio può essere sicuramente il tatto, che noi non tocchiamo direttamente la vernice, ma tocchiamo il legno, quindi a differenza di un tavolo qualunque si sente proprio il tatto, che è una cosa naturale, e poi è totalmente naturale, secondo me è quello che ci fa fare un po' la differenza, insomma, anche perché siamo tutti sempre un po' di corsa, quindi spesso ci capita di mangiare un panino, di appoggiare il cibo direttamente nel tavolo. Una vernice classica con agenti chimici, con uno strato abbastanza grosso, con il caldo può perdere delle tossine, quindi o semplicemente un bambino che loro praticamente hanno le mani un po' dappertutto, esatto, che poi se le mettono in bocca è molto più consigliabile, insomma, una finitura molto più sicura anche dal punto di vista, appunto, in cucina, soprattutto con i cibi, eccetera, insomma, c'è una sicurezza in più. Per quanto riguarda ovviamente ci sarà qualche svantaggio, magari anche il costo un po' più alto, però immagino che il cliente poi quando viene da voi capisce anche l'importanza di questo tipo di attenzione. Sì, allora diciamo che sicuramente il costo è più alto di una vernice classica normale. Il cliente inizialmente se ne accorge proprio dal discorso del tatto, però non può rendersi conto ovviamente né della idrorepellenza e delle proprietà di questa vernice, ma è una cosa che si accorge nel tempo. Un classico tavolo rimane intatto un annetto circa, poi iniziano le prime macchie, i primi aloni. In questo caso con questa tipologia di vernice non succede, perché abbiamo una garanzia di 10 anni, quindi per dare una garanzia di 10 anni in un prodotto finito, sulle macchie, sull'alcol, piuttosto del vino rosso, il caffè, hanno solo due contro praticamente, che in base all'azione di questi prodotti rischiano di rovinare principalmente il legno e quindi di deteriorare anche la vernice, che sono il dentifricio e l'acetone, che hanno nel momento in cui si sa che ci sono questi esatto, il dentifricio credo sia anche difficile farlo finire sul tavolo in cucina, magari, però insomma, una volta che si sanno queste attenzioni, immagino che sia poi fili tutto un po' più liscio. Ripensando un po' in generale al mestiere di falegnameria, è un lavoro, come dicevamo prima, quando si cita questo mestiere magari si pensa appunto a un lavoro classico, antico, è un lavoro che attrae ancora magari anche i giovani? Sì, allora è un lavoro principalmente manuale, con 4-5 macchinari nel nostro caso, ovviamente macchinari specifici eccetera, però si riesce tranquillamente a fare la produzione. C'è bisogno solamente di buona volontà e di passione. Secondo me la passione, la differenza la possono fare, cioè la fanno i dettagli, la cura maniacale dei dettagli. Quindi il modo in cui si carteggia, il modo in cui si fa l'incollaggio, il modo in cui si assemblano le venature della stessa pianta, è lì che noi puntiamo a fare la differenza, proprio nella qualità del prodotto finito. Chiaro, e anche magari l'interesse nell'andare in cerca di attenzioni come quella delle vernici di cui abbiamo parlato. Cerchiamo proprio di utilizzare meno prodotti chimici possibili. C'è qualche prodotto che per forza va utilizzato, tipo la colla, l'incollaggio, perché le vernici naturali non hanno la stessa resa, quindi il tavolo poi andrebbe a rovinarsi col tempo, ma è una cosa in bassissima percentuale, quindi tendiamo proprio a sostenere proprio il discorso del legno naturale e della naturalezza delle vernici, insomma. In questo periodo si parla spesso, per quanto riguarda il settore produttivo, il settore artigianale, delle difficoltà, dei costi legati al caro energia, al caro materie prime. Dal vostro punto di vista come state vivendo questa situazione? Sì, diciamo che più che l'innalzamento del costo dell'energia elettrica, a noi pesa parecchio l'innalzamento del costo di qualsiasi materiale.
perché già un lavoro su misura non è fatto in serie, quindi il costo è già abbastanza alto. Ci sono vari aumenti di materiali, anche perché noi per creare un tavolo utilizziamo dalla vernice ai collanti al legno stesso, che è aumentato parecchio. Magari ci appoggiamo a qualche fabbro che ci fa il basamento in ferro, in metallo, e sono tutti aumenti che adesso purtroppo ci sono, quindi il prezzo del tavolo alla fine arriva a costare un 40-50% in più di quello che costava magari qualche anno fa. Chiaro. Tra l'altro qui vediamo anche qualche immagine proprio delle lavorazioni nel vostro laboratorio. Dove si trova il laboratorio? Il laboratorio si trova a Montechia di Crosara. Abbiamo un piccolo laboratorio a Montechia di Crosara dove realizziamo tutto lì dentro, insomma. E siete in tre collaboratori? Esatto, tre siamo soci, in tre soci, esatto. Soci, sì. Qui vediamo anche una lettiera in questo caso, quindi c'è spazio, poi appunto essendo lavori su misura, esatto, c'è anche spazio per andare incontro alle esigenze delle varie case, delle varie... Sì, diciamo che nasce il nostro lavoro nasce proprio cercando di soddisfare i clienti in ogni minimo particolare. Più la cosa è difficile, complicata, più il muro dove dobbiamo appoggiare l'armadio è storto, eccetera, più noi ci divertiamo a vedere più che altro la faccia del cliente a lavoro finito. E quando insomma si scopre la soluzione per andare incontro, esatto, a quella apparente difficoltà. Per concludere, come pensate che sarà il vostro lavoro, il vostro mestiere fra 10 anni? Allora, mi auguro sinceramente molto meglio di adesso, perché ovviamente siamo partiti con una società a febbraio, quindi gli investimenti sono stati parecchi. Adesso ovviamente è una cosa normalissima, però abbiamo mille difficoltà, mille spese, i materiali. Fra 10 anni secondo me bene, nel senso che sono partito 6 anni fa da solo e adesso ho già 3 soci, e se guardassimo il discorso lavorativo ne servirebbero ancora, ci bloccano solo magari questi prezzi alti. Quindi se continua così, anche perché c'è sempre più bisogno di chi realizza mobili su misura e va incontro alle esigenze del cliente e non cose standardizzate fatte in serie, numerosi pezzi al giorno o piuttosto che all'ora, insomma. Certo, che appunto quelle, come sappiamo, insomma, sono un po' uguali per tutti. Insomma, anche certe attenzioni, come abbiamo visto, non sono banali, non sono scontate. Poi il cliente se ne accorge anche nel tempo del vantaggio, della bellezza di certi lavori fatti a mano e fatti su misura. Quindi ringraziamo Giancarlo per essere stato con noi oggi e in bocca al lupo e buon lavoro a te e anche ai tuoi soci. Grazie mille, buona serata. E si chiude questo appuntamento di oggi, vi ringrazio per averci seguito, buon proseguimento con Verona Network e Radio Adige TV.